In borsa a caccia di dividendi, bentornati, ben trovati e buon weekend a tutti. Finalmente è sabato e ci si riposa un po'. Azione wild card, può essere l'occasione del secolo? Allora, oggi lanciamo questo tema molto interessante sulla scia del crollo dell'azione wild card, azione quotata sul DAX, quindi sul listino principale tedesco. Come sempre trattiamo questi argomenti con l'obiettivo di raggiungere la libertà finanziaria, tema di cui ho parlato ampiamente nel mio romanzo finanziario Pensionato a 50 anni, che potete trovare su Amazon in formato cartaceo e in formato digitale. Potete liberamente leggere le prime pagine gratuitamente senza nessun impegno di acquisto, appunto collegandovi a Amazon. Qui sotto trovate anche nella descrizione al video il link dedicato. Se vi piacciono i miei video, se vi piacciono i miei canali, vi invito a iscrivervi al canale YouTube di Investire in Borsa a Caccia di Dividendi. Ormai siamo vicini alla soglia dei 400 iscritti. Sono molto contento, aumentano anche i commenti, quindi c'è maggiore interazione tra i vari utenti di questo canale. Sempre nuove idee, nuove richieste, non lesinate nei commenti, attivate le notifiche schiacciando sulla campanella, in questo modo riceverete una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo video. Andiamo però a vedere Wildcard. Che cos'è? Per chi non la conoscesse, è una società di tecnologie e servizi finanziarie operante a livello mondiale, con sede principale in Germania. Offre servizi di elaborazione pagamenti, emissione carte, gestione dei rischi ad oltre 7.000 clienti aziendali in tutto il mondo. Attivo ovviamente anche sui servizi di pagamento via internet, compete con PayPal e Western Union. Cos'è successo in questa settimana? L'azienda, l'azione meglio, è crollata in borsa del 70%. Cerchiamo di capire perché e in tal modo cerchiamo anche di vedere se può essere un buon acquisto in ottica di speculazione. Allora, questo qui è il grafico a una settimana. Fino al 18 giugno l'azione valeva circa 100 euro, è crollata di circa il 62%, vado a memoria, giovedì, passando quindi a circa 40 euro per azione, e ieri, venerdì 19, è crollata ulteriormente di oltre il 30%. Allora, il grafico che vedete qua era aggiornato alle 3 del pomeriggio, l'azione valeva 28,52, alla chiusura è arrivata a circa 25 euro, toccando un minimo addirittura di 20,37 euro. Due crolli, uno dietro l'altro, veramente pazzeschi. Io non mi ricordo a memoria un crollo di questo tipo nel giro di due giorni. Un 60% abbondante giovedì e un altro 35% circa ieri. In due giorni ha perso circa l'80% della capitalizzazione. Fa ancora più impressione visto il grafico a lungo termine, questo è ultra decennale, una crescita veramente esponenziale a partire dall'inizio degli anni 2000 fino al 2018-2019, poi una leggera decrescita, comunque rimanendo sempre su livelli molto elevati, e il crollo, letteralmente un crollo, negli ultimi giorni. Per chi avesse acquistato sui massimi vicino ai 200 euro per azione, si tratterebbe di una perdita pari al 90% circa. Cerchiamo di capire cosa è successo in questi giorni. Allora, Reuters scrive che appunto la società di pagamenti tedesca Wirecard
ha diciamo rilevato una mancanza in bilancio di 1,9 miliardi di euro. Questo ammanco è saltato fuori in sede di revisione dei bilanci. Ernst & Young, revisore dei conti di Wirecard, ha annunciato clamorosamente di aver rifiutato di certificare il bilancio 2019 proprio per via di questo ammanco. La società tedesca, secondo me in preda un po' alla confusione del momento, ha puntato il dito contro truffatori non identificati. Molto strano, diciamo, questa giustificazione da parte di Wirecard. L'amministratore delegato Marcus Brown, appunto, comunica che non si può escludere che l'azienda sia diventata la parte lesa in un caso di frode di proporzioni considerevoli. Allora, personalmente mi fa ricordare questo caso il caso Parmalat, quindi ammanchi, giustificazioni che non stanno molto in piedi, vediamo un pochino come evolverà la situazione. Torniamo ancora ad altri articoli. Giornata di passione per Wirecard. Dopo il 62% perso nella giornata di giovedì, ulteriore crollo nella giornata di venerdì, anche le obbligazioni sono sprofondate nell'abisso, quindi qui cadiamo nel rischio emittente, quindi attenzione anche a comprare le obbligazioni di singoli emittenti, sempre consigliabile diversificare attraverso fondi e ETF. L'ex direttore operativo avrebbe cercato di recuperare i famosi 1,9 miliardi di cash spariti dal bilancio con l'ausilio di banche e amministratori fiduciari asiatici, ma senza successo. Rimane quindi un mistero ancora su dove siano finiti questi soldi mancanti. La società ha avvertito in una nota che tutta la faccenda potrebbe essere appianata e i prestiti garantiti se il bilancio sottoposto a revisione non dovesse essere pubblicato entro venerdì. È molto improbabile però che i creditori accettino il procrastino di questa vicenda senza richiamare i prestiti, quindi attenzione alle obbligazioni. Nell'occhio del ciclone è finito anche ovviamente il principale azionista, nonché amministratore delegato, Marcus Brown, di cui abbiamo detto poco fa. E appunto il CEO ha ribadito che la società potrebbe essere vittima di una frode da parte di persone che ancora non sono conosciute. Questo reclamo contro ignoti è alquanto bizzarro, secondo me, però vediamo un pochino come evolverà la situazione. Le banche asiatiche coinvolte hanno affondato il colpo, hanno preso le distanze da Wirecard e hanno addirittura attaccato il CEO Marcus Brown, definendolo un partner disonesto che ha addirittura falsificato le firme. Ecco perché mi fa ricordare il caso Parmalat questa cosa. A rincarare la dose vi sono anche altri istituti di credito, banche filippine, eccetera. Quindi cosa succederà a questa azienda ex gioiellino del fintech tedesco? Allora, l'applicazione di pagamenti online di Wirecard è stata adottata dai più prestigiosi marchi mondiali, ad esempio anche il Red Discount Aldi. Come funzionava in pratica? Questi soldi, questi famosi 1,9 miliardi di cash mancanti che dovrebbe essere depositato nei conti asiatici, in sostanza questi fondi servivano per coprire la finestra temporale che va dal momento in cui avviene il pagamento al negozio a quello in cui il denaro viene trasferito dalle carte di credito all'azienda. Se i fondi non ci sono, ovviamente si crea un buco e smette di funzionare il giochino, ovviamente. Questo scandalo, riferisce un analista di NordLB, è veramente pesantissimo e mette a serio repentaglio l'esistenza dell'azienda stessa. I short sellers infatti hanno già mandato in fumo 8 miliardi di capitalizzazione.
E sarà difficile l'andamento nelle prossime giornate. Allora, abbiamo visto il grafico a breve periodo, 5 giorni, il grafico più a lungo periodo. Cosa fare in questi casi? Allora, se uno ha l'azione in mano, sinceramente non saprei cosa dire. Grave situazione. Potrebbe essere saggio uscire in questo momento. Ci potrebbe essere un rimbalzo tecnico di sicuro dopo due perdite di questo tipo, ma se la situazione non si evolve potrebbe continuare la discesa. Secondo me non ha senso in questo momento fare valutazioni e analisi fondamentali, perché abbiamo visto che il bilancio è taroccato, o almeno così sembra. Quindi non ha alcun senso fare in questo momento delle analisi sui fondamentali dell'azienda, perché tutti i dati potrebbero essere un punto interrogativo in questo momento. Dal punto di vista dell'analisi tecnica non mi esprimo, non è il mio forte, non ci ho mai creduto particolarmente nei dati dei grafici, però non essendo il mio campo non mi esprimo in questo senso. Vecchia regola che ricordo sempre: non prendere il coltello mentre cade, e in questo momento il coltello sta cadendo anche abbastanza velocemente, quindi cercando di coglierlo in questo momento si rischia di farsi ancora male. Quindi, opinione mia, in questo momento stiamo alla finestra, vediamo come si evolve la situazione e poi eventualmente si può valutare, nel caso di una soluzione positiva di questo caso veramente internazionale, si può valutare eventualmente una entrata e per cercare di andare a cogliere un eventuale rimbalzo dettato da dati comunque certi. Personalmente non amo investire sulle notizie attese, quindi opinione mia personale. Vi invito a condividere le vostre idee e le vostre opinioni su questo caso o su casi aziendali simili qui sul mio canale YouTube, oppure sul blog WordPress, sulla pagina Facebook, su quella Twitter o sull'account Instagram. Con oggi abbiamo finito, un caro saluto a tutti.